Quante sono oggi le associazioni del terzo settore che si occupano di sport? Le associazioni sono diverse centinaia e si raggruppano in tre grandi, diciamo così, in tre grandi famiglie, che sono, probabilmente sono dei nomi che forse qualche ascoltatore tra i più giovani avrà anche incrociato. Sono la WISP, che ha più o meno 1.300.000-1.350.000 soci. Il CSI, che è l'altra grande piattaforma di sport sociale, Centro Sportivo Italiano, che ne ha altrettanti, forse qualcuno in meno. E poi c'è Acri Sport, che invece è la più piccolina delle tre sorelle, che ha circa 350-400.000 soci. Questo, diciamo, è il quadro generale, dello sport sociale, lo sport per tutti. E loro hanno una grandissima funzione sociale, ovvero sia quella appunto di creare dei campionati che sono alternativi a quello del grande circuito della FIGC, no? Che è della Federazione Italiana Gioco Calcio, ma soprattutto qui c'è la possibilità anche per chi non ha dal punto di vista tecnico o dal punto di vista fisico le qualità per giocare in squadre che poi magari hanno la prima squadra in campionati professionistici o paraprofessionistici, di potersi sperimentare e vivere un'esperienza sportiva. A fianco di questo c'è poi da dire che un valore importante è anche la rete che c'è intorno a questo tipo di realtà, perché spesso capita che chi è socio di una squadra del CSI, di una società del CSI, piuttosto appunto che della WISP o delle Acli, poi abbia, come dire, anche intorno una rete sociale associativa di un certo spessore, che favorisce anche, come dire, attività di cittadinanza attiva, di pratica di volontariato, di attenzione verso il bene pubblico, che non sono prettamente legati a quello dello sport. E ci sono diversi esempi, diciamo, di questo tipo. Una che abbiamo anche raccontato qualche tempo fa, sia su vita.it che sul nostro magazine, è quella si chiama Africa Academy Calcio, ed è una squadra che fa il campionato del CSI a Livorno ed è costituita dalla stragrande maggioranza di persone che sono in fase di richiesta del diritto d'asilo. È un'esperienza davvero importante perché non solo questi ragazzi giocano a calcio, ma come sapete spesso i richiedenti asilo, diciamo così, sono parcheggiati in centri di accoglienza e passano la giornata quasi senza fare nulla. Mentre, diciamo, invece legata alla pratica sportiva, a parte c'è tutta la fase di allenamento e quindi la possibilità anche di venire a contatto con persone, gli allenatori, i dirigenti, eventualmente le persone che le vanno a vedere, con cui non avrebbero contatti senza questo tipo di esperienza. E poi c'è tutto il fatto che collateralmente all'attività sportiva il CSI di Livorno in questo caso assicura anche per esempio corsi di italiano, corsi di formazione professionale, oltre alla possibilità, visto che poi sono presenti sul territorio, so che ci sono degli osservatori, c'è qualcuno che probabilmente gioca anche benino, ci sono degli osservatori di due squadre professionistiche, una il Livorno Calcio, quindi della loro stessa città, e l'altra quella dell'Empoli, quindi una città vicina, che sono andati a vedere queste partite, chissà mai che magari qualcuno potrà anche trovare uno sbocco nel calcio che conta, diciamo così. Era il punto di vita, era una bella favola, WISP, CSI, tante realtà, Acli, che in qualche modo appunto hai anche avuto modo di conoscere. Sì, in realtà che fanno numeri enormi. Io ho avuto appunto la fortuna, adesso ad esempio la WISP. Tuttora sono tesserato per nuoto, ciclismo e hitball. L'hitball È un tuo appunto. triathlon questo. Esatto, perché correre non se ne parla. Sto incominciando, ho iniziato una preparazione fisica con un allenatore che colgo l'occasione di salutare, Lorenzo Falco, però correre, diciamo, rimane un po' il tallone d'Achille. Nuoto mi piace molto, adesso ho un po' il trip della bicicletta e l'hitball l'ho scoperto a scuola. Grazie anche all'attività della WISP, perché appunto non è ancora una disciplina riconosciuta dal CONI, ma grazie alla WISP fa centinaia di tesserati, così come il nuoto. Se uno va a vedere le gare dei Master, ad esempio, quindi sentivo che si parlava spesso anche del calcio, di questi campionati paraufficiali, anche nel nuoto ci sono
le realtà federali, quindi la FIN, sì, che fa anche sia a livello agonistico sia a livello master, quindi per chi vuole continuare a fare sport, anche la WISP fa sia a livello agonistico e lo fa... Master intendiamo sempre over 35? Esatto, esatto, si va da... Adesso a la WISP ha qualcosa... aperto anche, addirittura ci sono già M20 o a volte anche under, vengono accettati, gente che ha smesso l'attività agonistica, quindi praticamente quasi il giorno prima. Siamo già master. No, però esatto, 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 però devo dire ho avuto la fortuna di conoscere anche molto bene Nunzio Di Stefano, che lavora parecchio assieme a Patrizia Alfano sulla parte master del nuoto in particolare, e devo dire che ci sono numeri enormi anche in occasione delle gare regionali, delle gare che si fanno in giro per il Piemonte, si arrivano a numeri che a volte alla fine non riesce a raggiungere, ed è un bel approccio, un bel bacino anche, sì, un bel bacino di utenza, anzi è molto bello, e mi è capitato di parlarne anche sulla stampa, che adesso Fine WISP, che una volta magari, ad esempio nel nuoto, potevano essere concorrenti, adesso cercano di coadiuvarsi, esatto. Io credo che appunto l'aspetto importante, la scelta anche di parlarne in puntata di questi temi, è legato anche al fatto di poter così impattare anche in maniera meno pesante sui costi sociali, i costi della sanità, perché poi una buona attività fisica, lo vedremo ancora nei contributi che vi vado a mostrare, è sicuramente molto importante.